Approfittate di queste ultime indicazioni, prima che anche la rubrica dei consigli si conquisti un periodo di meritata vacanza. In queste sere non c'è molto da vedere, ma ci sono comunque delle cose interessanti. Personalmente credo che valga la pena di seguire l'omaggio che l'artista Yannis Kounellis e il regista Theodoros Terzopoulos rendono alla memoria di Heiner Müller, di cui sono stati entrambi amici e collaboratori nel ventennale della sua morte. Kounellis ha realizzato al Teatro Streller di Milano, nella Scatola Magica, una installazione sul tema mülleriano di Amleto con la schiena rivolta verso le rovine dell'Europa, che si può visitare da venerdì 18 a domenica 20. Terzopoulos allestirà al suo interno, da lunedì 28 a mercoledì 30, una performance con brani di Hamlet Machine, detti dall'attrice Sophia Hill e dalla voce registrata dello stesso Terzopoulos, con le musiche elettroniche eseguite dal vivo di Panayotis Velianitis. Al Teatro India di Roma, martedì 22 e mercoledì 23, per la rassegna Il teatro che danza, è in programma Ed oro le sue piume, uno spettacolo della compagnia Xe, ispirato al libro dei Salmi della Bibbia e in particolare al Salmo di David. Le coreografie sono di Julien Anzilotti, le musiche originali di Steven Brown. Al Teatro Studio di Milano, infine, da domenica 27, torna in scena Il gatto con gli stivali della compagnia Carlo Colla e Figli, un adattamento per marionette della celebre fiaba di Perrault, che è uno degli spettacoli in assoluto più rappresentati nella storia dei Colla. È uno spettacolo incantevole con bellissimi costumi e mirabolanti effetti scenotecnici. Altre notizie, altre indicazioni le trovate come sempre nella versione scritta dei consigli. Auguri, tanti auguri a tutti.